Bocchetti, dicevamo anche un po' a microfoni spenti che si è visto forse il Pescara con più atteggiamento, con l'atteggiamento migliore di quest'ultimo periodo, propositivo, con tre attaccanti in campo, una mezzala di qualità. Vabbè, abbiamo fatto. Buonasera a tutti, innanzitutto. No, abbiamo giocato anche a Pordenone con tre attaccanti, abbiamo giocato con l'Ascoli con tre attaccanti, non andava bene. Forse è cambiato l'approccio all'inizio della partita, che è stato migliore sicuramente degli altri, le altre due partite precedenti. Quindi è stata preparata la partita l'ultimo giorno perché abbiamo avuto una defezione alla fine e quindi non ha consentito a questa squadra di Sta lavorare. passando lì Mirko Drudi, come sta? L'abbiamo valutato in questi giorni, lo valutiamo, ma sicuramente vediamo col staff medico di metterlo in campo prima possibile. La partita di oggi, quante speranze salvezza vi ha ridato? Ma noi sapevamo che dovevamo fare tanti punti, quindi finalmente c'è stata una partita convincente, una partita che abbiamo vinto, secondo me meritatamente. Però sono stati bravi i ragazzi e il mister che hanno preparato la partita veramente all'ultima rifinitura, quindi sono stati veramente bravi. Ti faccio una domanda tecnica, nel senso che io oggi ho visto il miglior Cristian Galano, però l'ho visto nel ruolo di terzo di attacco, quindi come piace a lui, come lo scorso anno aveva fatto 15 gol. Tante volte ha giocato da seconda punta o da trequartista in fase di raccordo. Non si è sprecato un po' troppo tempo? Ma noi abbiamo giocato anche col 4-3-3 Poche sia a volte. Pordenone sia con Infatti Pordenone è l'Ascoli. stata una bella partita. Sia con l'Ascoli, comunque Cristian è un giocatore di assoluto livello, cioè, parliamo di un bomber, è normale che se giochiamo 3-5-2 con le due punte è normale che Cristian verrà sacrificato come seconda punta. Ecco, la domanda mia è: non c'è rammarico per aver sacrificato un uomo di così grande qualità in un momento in cui il Pescara aveva bisogno di qualità? Sì, ma avevamo bisogno pure di compattezza e di equilibrio, è normale che i moduli fanno questo, cioè nel senso che ogni modulo poi bisogna avere anche l'equilibrio giusto nell'intera partita, quindi se Cristian è sacrificato lo sapevamo, però giocando con le due punte lui può fare solo quello. Ti chiedo cosa ti è piaciuto di più della partita di oggi? E se può essere dal punto di vista mentale il trampolino di lancio per le ultime sette che saranno determinanti. La vittoria è sempre un trampolino di lancio, è normale che adesso affrontiamo due trasferte molto impegnative con due squadre veramente forti, però noi dobbiamo fare punti su ogni campo perché questo campionato ci sta aspettando e quindi c'è bisogno della nostra forza per raggiungerlo. Intanto salutiamo Ugo Campagnaro, salutiamo che passa vicino alla nostra postazione. Ti volevo chiedere un po' se ci facevi il consueto bollettino medico degli infortunati. È vero che Balzano dovrà sottoporsi in settimana a un intervento chirurgico al ginocchio e che Memushai si è fatto abbastanza male nella prepartita con il San Marino? Su Memmushai abbiamo poche notizie, nel senso che bisogna ancora valutarlo. Per quanto riguarda invece Balzano, sì, si deve sottoporre a un intervento chirurgico. Tempi di recupero? Adesso stabiliranno lo staff medico, però sicuramente andrà ad operarsi. Altri? Gli altri vengono stiamo valutando in questi giorni per cercare di recuperare più giocatori possibile. Gutt sicuramente in settimana può essere dei nostri. Come Tabanelli, e per quanto riguarda Bocchetti invece Drudi bisogna aspettare un paio di giorni per valutare il tutto. Volta, oggi Volta ha giocato 10 minuti, diciamo che è stata una sorpresa. Quanto gli manca per poter avere i 90? Tu che sei stato un difensore, quindi sai quanto è importante il ritmo gara e quanto vi può dare una mano in questo finale? Ma si è visto subito quanto sia importante, è un giocatore di assoluto livello, un giocatore che ha temperamento, un giocatore che di presenza, è normale che è fermo da tanto tempo, però si è presentato veramente bene. Il mister, come ha avuto l'opportunità, l'ha messo in campo. Dicevi delle due trasferte, Monza e Brescia, sulla carta difficilissime, soprattutto quella di Monza. Cosa si aspetta a Bocchetti da queste due partite? Ma io mi aspetto sempre l'atteggiamento per come abbiamo affrontato questa partita. Noi dobbiamo cambiare sempre l'approccio alla gara. Noi l'approccio alla gara in questo mese e mezzo è sempre stato un pochettino sottotono, invece oggi è stato un approccio positivo. Machin, determinante. Macin non è che ce lo nascondiamo, Macin è un giocatore determinante, però è normale che in una gara abbiamo bisogno anche di Macin che faccia quello che ha fatto oggi. La fase di non possesso l'ha fatta perfettamente bene, quindi noi dobbiamo essere, deve essere questo il calciatore, ci dà qualcosa in fase difensiva e poi ci dà la qualità in fase offensiva. Maestro, cosa si è fatto? Solo un affaticamento No, oppure un crampo sì, un come crampo Bellanova, che finale. d'altra parte ha fatto oggi la quarta partita in una settimana? È giovane, ha voglia di correre, il Bellanova. Mi dici allora adesso,
un tabellino, la vogliamo provare a fare una tabella di marcia da qui fino a... Assolutamente, non dobbiamo cercare di fare punti. Le tabelline le facciamo, abbiamo fatte già a scuola, quindi adesso... Come andava Bocchetti a scuola? Ma insomma, scappavamo sempre, però... Dobbiamo fare solo punti. Assolutamente quando si vince, poi invece quando si perde a volte si trovano delle scusanti che purtroppo in questo momento qua non ci possono essere. Quindi si è vinto, si è fatto un'ottima gara, siamo stati corti, sono stati bravi difensori. Veramente noi avevamo tre difensori in tutta la rosa oggi in campo, perché avevamo Scognamiglio, Sorensen e Volta. Siamo in emergenza in quel reparto, però la squadra veramente è stata brava a contenere, comunque una squadra in salute, perché non dimentichiamoci che il Pisa era una squadra veramente in salute, quindi abbiamo affrontato bene, abbiamo fatto una vittoria meritata, quindi siamo contenti. Situazione di emergenza sulla corsia di destra, perché c'è Bellanova che ha fatto oggi la quarta partita consecutiva, ma giovane, a gamba, non c'è problema. Però con Balzano che si opererà la settimana prossima per risolvere i problemi al ginocchio, la coperta è un po' corta. Sì, non abbiamo terzini di ruolo, qualcosa ci inventeremo. È adattabile Sorensen e Omeonga? No, queste sono domande che bisogna fare all'allenatore, onestamente. Ci sono dei giocatori che possono giocare come quarto basso, ma vediamo un attimo. I quinti sarebbero stati Masciangelo o Bellanova. Questa era la disamina tattica che dovevamo fare col 3-5-2, alzare più i nostri quinti per cercare comunque di arginare i loro esterni. Però avendo due punte, quindi si poteva rischiare anche il 2 contro 2